Nel settembre del 1483 i chierici vendettero il feudo di Poggio Catino a Paolo, figlio bastardo del cardinale Latino Orsini. Egli lo comprò con la dote di sua moglie, Giulia di Santa Croce, al prezzo di 15.000 fiorini d'oro e divenne padrone dei nostri castri in epoche nere e crudeli. Bene, bene, bene. Chi siete? Sembrerebbe una manica di balordi. Non lo sai? Sono il signore di questi luoghi, signore di Fatucchio. E questo è mio fratello Ildo. E anche io sono signore di queste terre, sono il signore di Tancia. Cosa trasportate di tanto prezioso? Prendete questi denari e sparite. Uccideteli tutti! Toglimi quelle sudici mani di dosso. È mia! Toglietele quelle sudice manacce di dosso. Lasciami! Lasciami! No! Lasciami! Aiuto! Meglio non rovinare con tanta bellezza. Ci frutterà un bel gruzzoletto. Signore, signore, i padroni dei castellacci di Fatucchio e Tancia vogliono conferire con voi. Lasciatemi, oh mio signore. Passare. Sono un castellano anch'io. Castellano? Sembra una parola poco adatta a te, Rosco. Incatenatela nelle segrete, presto! Portatela via! Sono un nemico acerrimo dei Colonna, non certo un vile marrano che tratta in malo modo le donne, seppur prete. Fatene ciò che volete,
L'importante è i miei denari. Messere. Ucciderla immediatamente o perlomeno farla incatenare come giusto merita. Può rivelarci cose utili da usare contro i Colonna. Quella donna è una Colonna. O forse non hai capito. O forse c'è qualcosa di più. Forse quella donna è una strega e ti ha stregato. Adesso basta! Di quale stregonerie parli? Riuscirò a sapere cose utili per la nostra giusta causa. Falla incatenare perlomeno, Roberto. I popolani vogliono questo e tu lo sai. O forse lo vuoi tu. Maledetta strega. Questa sua cortesia credo che non porti comunque alla mia liberazione. Questa mia cortesia, che agli occhi del mio popolo è senz'altro una debolezza, mentre agli occhi di Donna Crezia una vostra stregoneria, credo che mi porterà a farvi parlare e a mostrarci così i piani segreti di vostro marito Geppo Colonna. Già. Geppo, se scoprirà chi mi ospita, sarà presto qui e si scatenerà una guerra tra noi senza pari. È da quando avete imprigionato Stefanello Colonna che si è inasprita la nostra rivalità. E le orribili gesta tra queste mura si sono moltiplicate, come i famosi macabri percorsi che conducono alla torre ove imprigionati i condannati. Che ci crediate o no, il mio animo non è così dannato e guidato dall'odio come quello di mio fratello Camillo. La mia bontà, senza di lui, mi avrebbe condotto alla caduta, lo so. Ma io non sono come lui, ed è per questo che le sto risparmiando le pene che ben conoscete. Vorrei mettere fine a questa assurda guerra, questo vorrei. È forse solo per questo che mi risparmiate dalle atrocità? È ora che Camillo sappia ciò che avviene. Ebbene, caro fratello, hai ben cara questa pace tra noi Colonna? Già si dice che accogli le loro genti come amici. Vedo che Donna Crezia ti ha già informato di quanto. Ho saputo da fonti sicure che la dama porta sempre una veste di un bianco candore. I popolani già la chiamano la dama bianca. E che è fuggita dal nostro caro nemico Geppo e che lui la sta cercando invano in ogni castro per riportarla a sé. Quale migliore occasione ci si vorrebbe presentare? La riportiamo a lui e forse il tuo sogno di pace verrà realizzato. Ma è fuggita per le angherie e i soprusi di lui. La tiene schiava e prigioniera. Vedete com'è ben informato? Come potrà ottenere la pace con i Colonna se vuole tenere per sé la sua donna? Scusate, torno nelle mie stanze. Vedi, fratello, non mi sembra corretto che un prete, come te, sia così desiderato da tante donne. Credo che dovrò informare nostro cognato Mario Piccatore di Vieri affinché riporti ordine in questo castro. O vuoi che il Papa venga informato di questi tuoi inutili amori? Io la amo, fratello. La amo. Sarei disposto a tutto per lei. Sei un prete. Dovrai diventare arcivescovo e questo lo sai benissimo.
per la nostra gloriosa famiglia. Riportala a lui e pensa alla pace che hai sempre sognato. Lo sai che non lo farà mai? Non lo deve fare, è già deciso. Gli Orsini non faranno pace con i Colonna. E allora che intenzioni hai? Troverò un modo. Io il modo già ce l'ho. Basta un tuo consenso. Fai quello che deve essere fatto. Vedrai, andrà tutto bene. Fingerò di portarti da Geppo, fuggiremo insieme. Ma la tua tanta cognata pace? Sei tu la mia pace ora. Porterò con me tutto l'oro che ci permetterà di vivere felici per sempre, fuori da questi orrori. Già sapete cosa fare. Mi raccomando, fratello, i Colonna ti aspettano al varco. Consegni la dama e credo che per qualche anno cesseranno queste sanguinose lotte. Al calar del sole fate sapere a Geppo Colonna che la sua donna è stata uccisa dagli Orsini. Sarà fatto, mio signore. Spero che ora sei soddisfatta. Non ancora, Camillo. Non ancora.
Trucidatemi! Non è possibile! Non è questo il luogo! Saluti di Donna Grazia e Losco. Avete voluto ciò che cercavate, Donna Grazia. Ora uccidetemi pure, tanto anche il mio amore giace senza vita tra la foresta. Uccidervi? Così presto? Pensate davvero che Roberto sia morto? È troppo importante per la famiglia Orsini. Non si priverebbe mai di cotanta eccellenza. Roberto tornerà, sano e salvo, tranne qualche livido. Ma la vostra vesta non è più così candida. Vi prego allora, non privatemi del suo amore, lasciatemi vivere per lui! Certo, sarò magnanima con voi, resterete per sempre qui con il vostro amore, ve lo prometto! No, lasciatemi. Oh, non abbiate paura, ho preparato una stanza tutta per la mia dama, anzi, un intero torrione a vostra disposizione. Peccato però che una volta entrata non potrà mai più uscire. Vi prego, no! Dove vi portate? Vi prego! No! Roberto non fece più rientro a Poggio Catino. Camillo ristabilì l'ordine, obbligandolo a indossare di nuovo l'abito talare e divenne arcivescovo così come stabilito. Losco e Ildo si uccisero a vicenda anni dopo nel contendersi una donna. Di Donna Crezia nulla è giunto allo storico. I Colonna e gli Orsini ristabilirono la pace nel 1511, mentre la dama... Signor Vincenzo, presto, correte!